E finalmente ci siamo, 6 marzo 2021, come vedete dietro di me siamo ad Ozieri per un importantissimo corso musicale di cui adesso vi parlerò, ma prima una sbirciata a questo posto meraviglioso. Io Ozieri ce l'ho nel cuore, oltretutto oggi illuminato da questo bel sole mattutino. Ma prima di entrare nel dettaglio mi preme dirvi che mi vedete senza mascherina, così come tutti gli altri. Perché? Perché siamo organizzati. Adesso andiamo un po' a sbirciare anche parte di questa organizzazione e vi spiego tutto. Seguitemi. Fai che sia negativo. Elena Biondi, ci siamo. Siamo arrivati alla quinta edizione di questo concorso che si propone, come tutti gli anni, di parlare di questo tema importante, ma con la musica. Perché avete scelto questo canale? Beh, abbiamo scelto la musica perché riteniamo che sia il canale privilegiato per parlare di tutto ciò che riguarda le persone, proprio perché la musica entra in tutte le case, ognuno di noi, ogni persona in tutto il mondo durante la sua giornata ascolta musica ed è proprio per questo motivo che abbiamo scelto questo canale per parlare di questa tematica che ancora rappresenta una piaga sociale. Ho sentito già adesso nelle prove la leggerezza, la leggiadria di questa melodia. Cos'è che volete esprimere con questo brano? Quello che vorremmo esprimere con questo brano è che diciamo che la violenza di genere è rappresentata anche attraverso la violenza domestica nei confronti dei bambini e dei ragazzini. Quindi ci spostiamo un attimo nell'ambito familiare, soprattutto per quanto riguarda le fasce più piccole. Ecco. Quindi racconta appunto di una ragazzina che a causa di varie violenze domestiche e psicologiche si abbandona. Leggermente più basso in stia la chitarra, Stefano. Interrompiamo un secondo Marco Piras durante le sue prove. Perché? Perché sono curioso di sapere quest'anno cosa hai portato per viola. L'anno scorso ti mettevi nei panni, era un brano molto sofferto, sì, perché ti mettevi, sì, nei panni di una donna. Sì. E quest'anno invece è una comunicazione positiva. Una comunicazione positiva perché vorrei che tutte le donne che hanno subito delle violenze interpretassero questo brano in modo positivo. Quindi questo vuole essere un brano per ritrovare la serenità e la fiducia in se stesse. Lo sentiamo. Come si bella, lasciati amare. Sei così bella, lasciati abbracciare. Cambiamo i nostri cuori adesso e senza parlare. Scaletta che cambia di continuo. Cambia di continuo. L'organizzazione è difficilissima quest'anno. È stato complicato, impegnativo, però dai, siamo qua e questo è un ottimo segnale. Non muovetevi dai vostri posti perché dobbiamo essere ordinati ed evitare assembramenti. Ora vi presento i più giovani del concorso. Quanti anni avete? 13. 13, eh? 13. E 13 sono il gruppo più giovane, partecipano con una cover che poi sentiremo, però ero curioso di sapere come mai da così giovani impegnarvi in un concorso che è un tema, insomma, impegnativo. Ci siamo accorti che abbiamo la stessa passione per la musica. A me piace cantare e lui piace suonare. Cosa avete portato in gara? Piccola anima di Erma Almetta e Elisa. A
Adesso, dopo aver visto il teatro, andiamo da un'altra parte, vi portiamo alle Clarisse, adesso scoprirete di che cosa si tratta, perché lì ci aspettano molti degli artisti che ci saranno oggi. Eccolo. Ed eccoci arrivati al convento delle Clarisse. Adesso ve lo mostriamo e poi ve lo facciamo vedere anche dentro. Ma intanto, Maria Franca, spieghiamo da chi è organizzato il concorso. Perché abbiamo detto che cos'è, però parliamo della vostra attività anche. Il concorso musicale Viola è organizzato da due servizi del Centro per la Famiglia Lares, il servizio Up Giovani e il servizio Spazio Donna. Sono servizi gratuiti rivolti a tutti e 16 comuni del distretto sanitario di Ozieri. Il servizio Spazio Donna, di cui io sono l'assistente sociale, si occupa di un supporto alle donne sia da un punto di vista psicologico che sociale. Il servizio Spazio Donna è un centro antiviolenza che fa parte quindi della rete nazionale del 1522, quindi il numero gratuito a cui le donne vittime di violenza si possono rivolgere per chiedere aiuto. Siamo all'interno dell'ex convento, bellissimo, qua convergono tutti i gruppi dopo aver fatto le prove, sono 12, adesso cercherò di farveli conoscere, ovviamente ci sarà impossibile dedicare un'intervista a tutti, sia perché sono 12, sia perché i gruppi arrivano qua man mano che fanno le prove, ma nel mentre noi ci recheremo in teatro per farvi vedere anche quello, quindi dovremo incastrare tutto questo. Per adesso conosciamone alcuni. Anche se... Il rock era famoso per l'alcol, eccessi, e invece loro, vedi, crackers e banana per pranzo, proprio dietetici. Diciamo, siamo una band un po' atipica, dai. Atipica. Allora, dai, scherzi a parte, andiamo a parlare del concorso. Voi la prima volta che partecipate è proprio in concomitanza con l'uscita del vostro album, uno dei brani dedicato al concorso. Sì, scritto appositamente per questo concorso, toccando anche argomenti un po' particolari come il victim blaming, insomma, qualcosa di inerente a ciò che è la manifestazione in se stessa. Buonasera, buonasera a tutti! E benvenuti alla quinta edizione del concorso musicale Viola. Il concorso musicale Viola è un concorso che da sempre è nato come concorso musicale, ma con tema violenza sulle donne. Ma voi che ascoltate, immaginate lo spavento, lasciate andare le lacrime, è arrivato il momento. Questa storia vera, una verda è stava rara, né muso da riscritta, e non su deo cantara. Una nuova sezione del concorso riguarda gli inediti in sardo sul tema violenza sulle donne. Tu sei qui oggi a rappresentare questo tema, ma è bello che lo presenti tu perché sei giovane, moderna, ma canti la nostra tradizione. Sì, praticamente, allora, io sono di San Luri, è un sardo campidanese, quindi insomma spero che comunque si capisca. Verrà capito. Non lo so. Ti va in tigre. Questi poesi impari, no poesi pessi o traballai, po' con tutto. Ho scritto io, si chiama Impari, ed è appunto tratta delle relazioni tossiche ed è appunto della violenza sulle donne che a volte non ci pensiamo, ma viene fatta anche da altre donne. Solitamente quando ci pensiamo, pensiamo subito che sia da parte di un uomo, però succede anche questo, e quindi ci piace questa ragazza. Volevo parlarne. Due o tre particolarità. Brano si intitola Impari. Lo vediamo un pezzettino. Ah,
libertà. Io amo fare il vero backstage e infatti Claudia Aru proprio mentre si trucca. Questa è un'incursione nemica. Vera. Salve, reale, ciao, non, sì. Non finta. Allora, Claudia Aru testimonia di questo concorso da qualche anno, sì. Quest'anno hai un ruolo molto delicato. Sì, sì, nel senso che ho voluto comunicare dei concetti importanti, voglio un po' ragionare su alcuni stereotipi importanti sui quali tutti dobbiamo lavorare. Il linguaggio, per esempio, all'interno della coppia e quindi le responsabilità sia dell'uomo ma anche della donna. Se avete davvero a cuore il bene di una donna, cercate di capirla nei suoi silenzi, nei suoi sguardi, nelle parole non dette. E se capite che vi nasconde qualcosa di brutto, abbracciatela. E ci vuole coraggio a tornare alla vita. Lascia a terra quei cocci di una storia finita, di una storia malata, di una storia mai nata. Ve li faccio conoscere qua prima di entrare in diretta, siamo a un minuto dalla loro entrata in diretta su Videolina. Breve intervista perché voi avete una storia interessantissima, loro sono di Sassari, tu sei una psicologa scrittrice, quindi da te ci aspettiamo, cioè le aspettative sono altissime. Niente, allora scrivo questo testo dal punto di vista non solo autobiografico in primis, quindi ci tengo a precisare che sono in primis una vittima di violenza, questo è importante. E poi in secondo luogo anche dal punto di vista sia dell'aggreditore, diciamo, dall'aggressore in questo caso in italiano, e anche dal punto di vista sociale, dove le persone comunque giudicano a prescindere. Vi avevo detto che eravamo in diretta ed è vero, state per entrare, andiamo. Media Carrere Libera, in mezzo al Subiaito, pensa trampa. In beso a Subiaito, sta morte mia. Un altro concorrente in gara, lui gioca in casa, lui è di Ozieri, da tanti anni si occupa di musica, ma solo da 2 anni scrivi dei pezzi tuoi. Cosa hai scritto per il concorso musicale Viola? Ah, per il concorso musicale Viola ho scritto un brano, Quelle brutte abitudini, ho cercato di tradurre certe dinamiche quotidiane dentro, che avvengono dentro alcune mura domestiche, nel silenzio di chi subisce. Passi un tempo. Segni di un passato che non passa mai. Quelle brutte abitudini che non si raccontano mai. E siamo alla fine, grazie. Mentre loro lasciano il palco, io sono felice di far salire qua almeno un rappresentante della giuria. Allora, abbiamo deciso di dare alcune menzioni soprattutto sull'originalità compositiva del brano, sulla scelta degli arrangiamenti e anche sulla vocalità, perché questo è importante. Quindi tu leggi il nome e io vado a dare la menzione. Ivan Grave. Cammina in libertà sopra una nuvola che anche se cadi giù più male non farà. Gianna in Popis. Quindi menzione per l'originalità compositiva e degli arrangiamenti. Un'altra menzione ai Tea Duo. Marco Piras, menzione per la vocalità. Poi un'altra menzione agli Eclisse. Chiaramente qua siamo degli inediti.
la commissione ha deciso di assegnarlo a Elisa Vinci, per tutta una serie di particolarità, anche la scelta della lingua. Falla urlare però, Elisa Vinci, vincitrice della quinta edizione del concorso Viola. Elisa Vinci, ci vediamo il prossimo anno. E mentre ci facciamo veramente la foto di rito, gli altri stanno tutti scattando, facciamo così la chiusura, più reale di così non si può, della quinta edizione del concorso musicale Viola, non lo so, qua ci inquadrano dappertutto. Sono contento di aver partecipato, qua si stanno radunando tutte le organizzatrici, tutte rigorosamente donne, tutte rigorosamente diozieri. È stata una bella edizione, al centro la vincitrice, giovanissima, ma che ha portato carattere, un tema raccontato bene e soprattutto un inedito originale. Grazie a tutti, allora ci vediamo l'anno prossimo. Un applauso da casa per tutte loro, merito loro. Ciao a tutti, all'anno prossimo.